Voce 24 News. Italia. Peste suina in Italia. L'UE nuove misure. Decisione sulla identificazione delle aree colpite. In seguito alla notifica da parte italiana dei nuovi focolai di febbre suina africana in Lombardia, la Commissione europea ha adottato una decisione sulle misure provvisorie di emergenza. L'Italia ha istituito una zona di restrizione, spiega un portavoce della Commissione, in cui vengono applicate le misure generali di controllo della malattia previste dalla legislazione dell'UE. La decisione della Commissione, come già fatto con altri Stati membri, prosegue il portavoce, è relativa alla necessità di identificare la zona di restrizione a livello dell'Unione, in collaborazione con l'Italia. Le misure saranno esaminate nella prossima riunione del Comitato Permanente UE per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi del 14-15 settembre 2023. La Commissione, conclude il portavoce, rimane in stretto contatto con le autorità italiane competenti. Campania News. Eboli, Salerno. Torna il Covid in ospedale. Chiuso il reparto di medicina dell'ospedale di Eboli. Per fortuna tutti i contagiati sono in buone condizioni di salute. Su un totale di 21 pazienti attualmente ricoverati, ben 16 di essi sono risultati positivi al tampone per il virus. Tra i contagiati sono compresi anche un'infermiera e un'operatrice sociosanitaria. La maggior parte dei pazienti colpiti, tuttavia, sembrerebbe presentare sintomi lievi o addirittura essere asintomatica. L'origine del focolaio è stata individuata in modo casuale, quando una dipendente del reparto ha manifestato sintomi influenzali e ha deciso di sottoporsi al tampone. Di conseguenza, è stato applicato immediatamente il protocollo sanitario previsto per legge. Tutti i dipendenti del reparto e i pazienti sono stati sottoposti a tamponi per individuare ulteriori casi positivi. Pollica, Salerno. Una marcia per Angelo Vassallo a caccia di verità e giustizia. Il ritrovo è fissato per oggi, sabato 2 settembre, alle ore 18, presso la grande onda posta sul porto di Acciaroli. Sono passati 13 anni dalla scomparsa del sindaco Angelo Vassallo, ucciso brutalmente la notte del 5 settembre del 2010. La fondazione nata in suo onore, presieduta dal fratello, Dario Vassallo, organizza, come consuetudine, una marcia silenziosa e pacifica che possa sensibilizzare tutti a scoprire, una volta per tutte, la verità dietro quell'omicidio che ha sconvolto un'intera comunità e non solo. Una volta radunati tutti i partecipanti, la marcia si muoverà per raggiungere il luogo in cui Angelo è stato assassinato, un luogo diventato simbolo della tragedia. L'obiettivo della manifestazione è quello di coinvolgere e unire insieme sia istituzioni che cittadini per ricordare la figura del sindaco pescatore e per continuare a credere nel valore della giustizia, nel bisogno di trovare quella verità tenuta nascosta per troppo tempo. Sapri, Salerno. Il 3 settembre il ministro Sangiuliano alla presentazione della rivista scientifica, Il Pozzo. Nell'aula magna dell'Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci, con una riflessione sul tema, la lezione interculturale di Carlo Pisacane. Un incontro ideato dal professore Leone Melillo dell'Università degli Studi di Napoli Partenope e direttore della rivista, promosso dal Comune di Sapri e dal Centro Studi e Documentazione Carlo Pisacane di Sapri. Moderatore dell'incontro il dirigente scolastico Corrado Limongi. Dopo i saluti del sindaco Antonio Gentile e del presidente del Centro Studi e Documentazione Carlo Pisacane di Sapri, Alfonso Andria, si discuterà con il professore Melillo, il professore Cesare Pifano, direttore del Centro Studi e Documentazione Carlo Pisacane di Sapri, la professoressa Albana Tole, viceministro dell'Istruzione e dello Sport della Repubblica Albanese, il professore Marcelo Lopez Mesa dell'Accademia Nazionale delle Scienze di Buenos Aires, il professore Pablo Rafael Banchio della Facoltà Interamericana di Scienze Sociali. Al convegno parteciperanno anche alte personalità del governo italiano e albanese, tra cui Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, e l'onorevole Milva Economy, ministro per gli standard ed i servizi della Repubblica Albanese.
Personalità del mondo accademico e della scuola, del mondo politico, personalità del mondo della giustizia e personalità della comunicazione e della cultura storica e letteraria. Iniziativa che vuole segnare un approfondimento interculturale sul Risorgimento. Camerota, Salerno. Albagnino picchiato in spiaggia, dopo salvataggio il sindaco Scarpitta consegna encomio. È con sincera ammirazione che rivolgiamo un encomio a Gerardo Diotaiuti, un giovane bagnino di soli 19 anni, la cui dedizione e coraggio sono emersi chiaramente nonostante l'evento tragico che ha vissuto lo scorso 25 luglio sulla spiaggia della Calanca Marina di Camerota. Gerardo Diotaiuti, con il suo atto di altruismo e professionalità, ha dimostrato un impegno straordinario nel suo lavoro di bagnino. Nonostante la sua giovane età, ha affrontato condizioni marine avverse, caratterizzate da onde alte e vento forte, per mettere in salvo una coppia in difficoltà. Il suo spirito di sacrificio e il suo senso del dovere sono degni di nota, poiché ha affrontato situazioni pericolose al fine di proteggere la vita dei bagnanti in pericolo. E, quanto si legge nell'encomio pubblico consegnato nel corso del Consiglio Comunale a Gerardo Diotaiuti. E ancora, inoltre, vogliamo esprimere la nostra gratitudine a Gerardo Diotaiuti per la sua collaborazione con le autorità, consentendo l'avvio delle indagini sull'aggressione subita. La sua cooperazione è stata fondamentale per garantire che l'autore del deplorevole gesto sia stato subito individuato, ma il grande cuore di Gerardo non si è fermato solo a questo. Ha deciso lui stesso di non presentare formale querela e di perdonare l'aggressore. Monte Corice, Salerno. Entro settembre tutte le frazioni del comune avranno la propria casa dell'acqua. Queste casette garantiranno un'acqua sempre salutare e di qualità a tutti i cittadini della zona. Continua l'investimento da parte del comune di Monte Corice, con a capo il sindaco Flavio Meola, per accrescere e migliorare i servizi lungo tutto il territorio cilentano. Dopo l'introduzione della prima casetta dell'acqua nella frazione di Agnone Cilento di qualche mese fa, un'altra casetta è stata posizionata in località Cosentini. Entro settembre, ogni frazione ne avrà una a disposizione per cittadini e turisti. Nello specifico le case dell'acqua erogano acqua già microfiltrata e refrigerata. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato. Calabria News. San Nicola Arcella, Cosenza, primo campo scuola, anch'io sono la protezione civile. Partirà fra San Nicola Arcella e Scalea presso la struttura ricettiva agrituristica, l'Oasi, dal 3 al 9 settembre. L'evento organizzato dall'Associazione Locale di Protezione Civile Arcobaleno Pro Civitate SNA, in collaborazione con la Protezione Civile Calabria, è promosso dalla Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento di Protezione Civile. I giovani, studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, si confronteranno con chi fa quotidianamente protezione civile. L'obiettivo è rendere i ragazzi consapevoli del ruolo attivo che possono svolgere, a partire dai piccoli gesti di ogni giorno, per la tutela dell'ambiente, del territorio e della collettività. Divertimento e formazione, le parole d'ordine dell'iniziativa. Il presidente della PROT, Civile Arcobaleno Pro Civitate SNA, Domenico Raso, ha espresso soddisfazione. Il mondo dei giovani è il nostro futuro. Aforismi e dintorni, di Stefano Cazzato. Che senso ha chiamarla festa dell'unità dopo aver distrutto l'unità? La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.